Allora, avvocato Daurio, prima di tornare agli audio originali, le intercettazioni del processo sulla strage di Erba, che riguardano fondamentalmente Olindo Romano e Rosa Bazzi, e non solo, perché poi parleremo di altre intercettazioni e che riguardano altri protagonisti della vicenda. Però andiamo con ordine. Abbiamo proposto, ho cercato di proporre una lettura cronologica, cioè per come si sono succedute le intercettazioni seguendo il calendario proprio, no? Siamo arrivati al giorno dell'arresto. Però tornando brevemente alla questione di cui parlavamo prima, avvocato Dauria, questa ormai direi certezza di Azzuz Marzouk che Olindo Romano e Rosa Bazzi siano innocenti, poi certezza che viene strumentalizzata perché si dice avrà i suoi motivi, no, per fare questo tipo di dichiarazioni e tornare fuori a farle periodicamente, senza considerare che forse uno potrebbe pensare, parlo proprio da persona che segue la vicenda come potrebbero seguirla coloro che ci stanno ascoltando, senza considerare che probabilmente, partendo da un livello basilare, diciamo così, una persona che non è convinta di come sia stato ammazzato il proprio figlio primogenito di 2 anni e la moglie, a un certo punto ha tutto, come dire, è del tutto normale che a un certo momento si domandi e lo faccia costantemente chi cavolo è stato, chi ha compiuto quella terribile strage, a prescindere da quelli che possono essere gli interessi. Se, quali interessi, poi posso chiederlo a lei, avvocato, quali interessi avrebbe Azzuz Marzouk a dire non sono loro? Perché nel caso in cui il movente della strage fosse riconducibile alla vendetta, diciamo, trasversale, è una delle ipotesi che furono fatte, anche se non seguite fino in fondo a livello di indagini, fin dal subito, no? Nel caso fosse riconducibile a una vendetta trasversale relativa ad affari nel mondo della droga, no? Nel quale Marzouk comunque ha avuto un ruolo, questo si può dire tranquillamente alla luce anche del suo curriculum, però nel momento in cui a distanza di anni io dico le persone che sono finite in carcere come autori della strage, secondo me sono innocenti, uno dice ma a che scopo? Questa persona dovrebbe riaprire un capitolo che avrebbe tutto l'interesse a tenere chiuso, se in realtà la vendetta era compiuta contro di lui, cioè se volevano colpire lui per una ritorsione, per uno sgarro, per qualsiasi altro motivo. Perché dovrebbe riaprire un capitolo che in sostanza, se lui era nel mirino, lo vede al sicuro adesso, visto che abbiamo due altri colpevoli ufficiali, secondo la legge. Quindi io non capisco molto anche quale sarebbe questo interesse di Marzouk, se non considerato dal punto di vista prettamente umano, una persona che ha perso il figlio e la moglie, non è convinto di come sono andate le cose e ripropone questa sua convinzione, in maniera però sempre più ferma. Quindi, avvocato Dauria, senza violare Perché? il rapporto, diciamo, di fiducia Certo. con il suo assistito, però io le chiedo se ci sono degli elementi Il fondamentali perché. esatto. Allora, rispetto alla vendetta più o meno trasversale nei suoi confronti per il suo curriculum, a me personalmente questo lui l'ha sempre esclusa in modo decisivo che quella strage fosse in qualsiasi modo diretta a lui. E oltretutto, appunto, ragione vorrebbe che uno non ci tornasse sopra. E quindi io questo lo escluderei. Però ci sono degli altri elementi che secondo me il dubbio in uno che certamente è indirettamente vittima, perché appunto ha perso la moglie, il figlioletto, e ha perso anche dei parenti acquisiti. È una ragione, diciamo, immediata. Una strage così truculenta e così complessa anche da mettere in atto, come può essere stata dall'inizio alla fine preveduta e organizzata da due personaggi come Rosa e Olindo, e quindi diciamo una giustificazione del continuare a dubitare, se vogliamo banale, ma forse anche immediata e comprensibile per tutti. Chi vede una persona goffa come Olindo commettere un killeraggio quale quello che è stato commesso sul luogo del delitto quella sera. E questo può essere
il dubbio dei primi momenti. Poi dopo abbiamo detto che il dubbio è aumentato nel corso degli anni. Certamente può essere aumentato attraverso la possibilità di seguire il processo, tant'è che in Cassazione revoca la costituzione di parte civile. Dopo la Cassazione, a modo ulteriore, magari anche in maniera più fredda, di leggere gli atti processuali, sentire le intercettazioni che voi mandate in onda, parlare con un nuovo avvocato che può, chi lo sa, magari dargli un nuovo colloquio porta sempre delle nuove idee, no? Il cambio dell'avvocato è un fatto normalissimo. Chi fa questo mestiere riceve e subisce nuovi mandati e perde antichi mandati, perché l'avvocato è come il medico, ci vuole un rapporto personale che dopo tanti anni può modificarsi e magari si cercano nuove strade, parlare con nuove persone. E poi probabilmente tutto questo gli deriva anche da suoi pensieri, suoi contatti. Ricordiamo che esiste agli atti una piccola storia all'interno di questa grande storia, che è il suo incontro con un testimone del fatto, pochi giorni dopo la strage, che gli dice di aver visto determinate persone. E lui è sempre ancora, questo me l'ha detto personalmente, nella volontà di ricercare questa persona, ritrovarla, perché lui ricorda perfettamente quel racconto e l'invito che ha fatto a quella persona di recarsi presso i carabinieri, perché da quel racconto emergeva qualcosa Di diverso. di diverso, che all'epoca lui non sapeva essere Beh, però, diverso, avvocato, chiaramente. adesso glielo chiedo proprio da cittadino comune. Un testimone oculare in una vicenda così grave che 2 volte va dai carabinieri, il 16 di dicembre, a 5 giorni dalla strage, e il 25, il giorno di Natale, racconta cose piuttosto dettagliate, non ha una fissa dimora. È un irregolare, però va in caserma dai carabinieri. Spinto anche dallo stesso Azzuz, come lei ricordava, Sì. perché dice: insomma, tu hai visto, sei testimone oculare, vai a raccontare, Vai perché a insomma la cosa mi raccontare. riguarda, dice Azzuz, All'epoca non si no? parlava ancora Allora, di ma com'è Rosolindo, possibile, diciamo, che degli inquirenti che hanno ricevuto il mandato di indagare, ovviamente a 360 gradi, come si dice, si facciano sfuggire un testimone oculare? Lo perdono. E oltretutto quello che lui dice verrà tirato fuori dal cassetto dei carabinieri a distanza di 20 giorni, quando cioè i due coniugi, Olindo Romano e Rosa avevano Pazzi, già avranno già confessato. confessato. Com'è che si fa a perdere un testimone oculare? Cioè, È io, uno, inquirente, lo tengo d'occhio quello lì, no? Non lo faccio scappare. allora, in linea generale, è uno di quegli accadimenti che succede nei processi. Quello che è stupefacente di questa vicenda, alla quale io mi sono avvicinato, come già abbiamo detto in altre trasmissioni, solo dopo la Cassazione, è quello che in questa specifica vicenda. Questa vicenda è costellata di questi inciampi investigativi e poi processuali dopo. È questo che secondo me è la cosa di cui non si dà pace a Zuz e sulla quale chiaramente lui non ha una prospettiva da giurista, perché non potrebbe averla e non ne ha nessun modo gli strumenti. Però nel momento in cui ci si confronta con lui, e lui è stupefatto proprio di questi aspetti, e secondo me sono questi gli aspetti, cioè il fatto che quel testimone, quella persona che lui incontra, che gli fa un racconto in quel momento quasi decisivo, perché non c'erano piste investigative di nessun tipo, lui scoprire che quel testimone viene trattato come il nulla, lui la domanda se la chiede, Dice dice: ma perché? perché?
È colpa del pubblico ministero, è colpa dei difensori degli imputati che non hanno capito di cos'è colpa, no? E forse, chi lo sa, la Corte europea nel momento in cui chiede informazioni sulla terzietà del giudice, perché poi tutto questo materiale finisce al giudice, non è che finisce da qualche altra parte, vuol proprio capire com'è stato questo iter processuale così pieno di queste situazioni, perché nel mio ricorso, ma ho visto anche il ricorso del collega, è proprio questo che si stigmatizza, cioè quanti e ripetuti inciampi di procedura ci sono stati e rispetto ai quali sembrava impossibilitata la difesa di evidenziare quello che stava accadendo. Secondo me è su questo Su che questo. Azzuzza oggi dice lui, l'interesse è questo, cioè non è che ha interessi economici. Oltretutto ormai vive in Tunisia, sappiamo che lui vorrebbe ricongiungersi con la moglie e la figlia che ha attualmente in Italia, ma per fortuna questa persona riesce ad andarlo a trovare. Per cui non è che cerchi chissà che cosa. Cerca di capire cosa è successo. Ecco, avvocato Schembri, prima di tornare agli audio delle intercettazioni, questa domanda gliela volevo fare proprio sulla scorta anche di quello che ha appena detto l'avvocato D'Auria, cioè la Corte di Strasburgo si occupa fondamentalmente di una questione. Il processo nei tre gradi di giudizio in Italia è stato condotto secondo i criteri del giusto processo, cioè è stato un processo equo, giusto, rispettoso dei diritti degli imputati oppure no? Noi abbiamo più volte, per la verità, nel corso delle trasmissioni, analizzato non delle opinioni, dei dati di fatto che vengono fuori dalla vicenda processuale che legittimano, per usare un eufemismo, dei dubbi su come è stato condotto il processo. Ecco, intanto le chiedo se questo è proprio l'oggetto della decisione della Corte. E in secondo luogo le chiedo, ma ci può ricordare, a beneficio anche di chi ci ascolta, quali sono i cardini dell'argomentazione che voi proponete, secondo la quale il processo è stato condotto in modo non equo, non giusto, secondo quello che prescrive la Costituzione italiana, Certo. no? Che dice che il processo deve essere giusto. Sì, innanzitutto sì, come diceva lei, la Corte europea si occupa proprio di questo, si occupa del rispetto dei principi cardine, quindi del giusto processo, della corretta prospettazione di quelle che sono le garanzie difensive, i diritti difensivi. Certamente non si occupa di merito, del merito del processo, cioè di quelli che sono i fatti. Quindi si limiterà a valutare degli aspetti, diciamo, relativi rispetto al merito, relativi fino a un certo punto, perché naturalmente sono, diciamo, il nucleo di quelle che, sono le garanzie difensive di ogni cittadino. E certamente i punti fondamentali, quello che secondo la nostra prospettazione, non è andata come doveva andare, che di fatto un processo non c'è stato, un processo equo, un processo giusto dove, con un giudice terzo. Basti osservare, almeno da parte nostra, che non abbiamo avuto, diciamo, la garanzia di quel principio, cioè il cosiddetto principio del contraddittorio che deve regolare il nostro processo. Non abbiamo avuto la possibilità di difenderci provando, perché la Corte d'Assise di Como, e poi questi diritti non sono stati ripristinati neanche dalla Corte d'Appello, ci ha negato l'audizione di ben 60 testi, testi peraltro fondamentali che andavano dagli inquirenti stessi, coloro i quali avevano effettuato le indagini, altri tipi di indagine, cioè erano delle indagini che non combaciavano con le indagini espletate per arrivare poi all'imputazione di omicidio per Rose Olindo, quindi dagli ufficiali della Guardia di Finanza di Erba, ai carabinieri della territoriale, carabinieri, gli ufficiali della territoriale di Como. Quindi, diciamo, un processo che si è basato, per quanto riguarda le investigazioni, il nucleo investigativo, soltanto sulla testimonianza del luogotenente Gallorini.
Avevamo chiamato per esempio i RIS di Parma, ne hanno ammessi 3 su 18 unità perché in 18 ci avevano lavorato, e anche lì quello che disse il RIS di Parma, ne abbiamo già parlato abbondantemente, non dava ragione all'accusa, dava ragione alla difesa. Altri aspetti, cioè, già questo insomma è un aspetto estremamente importante, perché negare all'imputato questo diritto, il diritto di difendersi provando, e privarlo diciamo di una garanzia diciamo fondamentale. Parlava l'avvocato D'Auria proprio di una persona, quella persona che insomma indicava un'altra strada, un'altra pista, e la indicava proprio allo stesso luogotenente Gallorini, che è stato il maggiore accusatore dei coniugi Romano, quindi Violindo Romano e Rosa Bazzi. Ecco, questa persona che si è dileguata nel nulla nonostante avesse reso 2 deposizioni davanti ai carabinieri di Erba, che indicavano oltretutto una pista, diciamo una determinata pista, una pista che gli inquirenti stavano già battendo. Queste dichiarazioni verranno fuori solo successivamente, dopo la confessione di Olindo Romano e di Rosa Bazzi, quindi verranno inviati alla Procura della Repubblica queste dichiarazioni molto tempo dopo. I magistrati non le conoscono, e i magistrati non le conoscono e non le potranno approfondire. E allora quello che stona però è come una corte d'assise faccia finta di nulla di fronte a queste circostanze, perché una circostanza c'è stata, una circostanza importante c'è, cioè abbiamo delle dichiarazioni che dovevano essere inviate, così come aveva chiesto la Procura della Repubblica, immediatamente, e vengono tenute in un cassetto per ben 25 giorni. Quindi questa diciamo questa investigazione in alcuni casi lacunosa, carente sotto certi profili, è stata una costante nella strage di Erba, almeno da parte degli inquirenti, coloro i quali si erano esclusivamente concentrati su Olindo Romano e Rosa Bazzi, ritenevano, probabilmente hanno sempre ritenuto, che altre piste non dovevano essere battute. E anzi, gli elementi che venivano raccolti e che conducevano altrove, in un certo senso, non dovevano essere ulteriormente analizzati. Beh, è emblematica la vicenda del cassetto, no? È emblematica la vicenda del cassetto. Come del resto un altro elemento del fatto, noi abbiamo ricusato l'intera corte d'assise, ne abbiamo parlato nelle precedenti trasmissioni, perché addirittura ha formato una prova il famoso audio di Frigerio, che modificando un file audio praticamente ha formato una prova di colpevolezza. Poi però abbiamo scoperto che quella prova di colpevolezza formata dalla Corte d'Assise di Como era un errore, no? Un errore, e però tramite quell'errore aveva convinto se stessa, o meglio i giurati, chiamiamoli così, i giudici popolari, e aveva convinto anche l'opinione pubblica che il processo si era chiuso in quel modo. Cioè Frigerio sin da subito aveva detto che era stato Olindo, e quindi questo bastava per condannare Olindo e Rosa. In realtà poi abbiamo potuto tranquillamente osservare e far capire che così non era, che Frigerio... Su questo però la Corte Europea è titolata a dire qualcosa, su questo clamoroso, diciamo, produzione di una falsa prova da parte della Corte stessa nel processo. Mi sembra un caso abbastanza no. Poi chiedo anche all'avvocato, sì, D'Auria, perché io spero che possa, questo è un altro motivo naturalmente, diciamo che nell'insieme, cioè, è una cosa eclatante dal mio punto di vista, cioè nell'insieme della conduzione dei due processi, cioè il processo di primo grado e quello d'appello, certamente ha contribuito a creare la convinzione nei giudici e in parte l'opinione pubblica che Olindo e Rosa certamente erano gli autori della strage. Altre sono anche, diciamo, i punti insomma che presentano delle lacune che sono state evidenziate alla Corte Europea.
Ecco, quello che devo, che voglio dire, però, che voglio ribadire, questi sono, diciamo, i punti si occuperà la Corte Europea dei diritti dell'uomo, dirà se abbiamo ragione oppure se abbiamo torto. Noi certamente possiamo con tutta tranquillità dire che le violazioni ci sono state, poi ci possono, quello è, 50 testi non ne abbiamo, non l'abbiamo sentiti, e quello rimane. Il file audio non è stato creato, la creazione, diciamo, ha comportato un grosso errore, e quello rimane. Poi la Corte Europea ci potrà, che ha fondato la condanna in primo grado. In primo grado, poi ci potrà dare torto, ma allo stato delle cose non è importante nemmeno se ci darà ragione o torto la Corte Europea. Ecco, io vorrei andare oltre, cioè, perché non ci basta né la ragione né il torto della Corte Europea. Noi vogliamo arrivare a quella che crediamo possa essere la revisione del processo. La revisione del processo, perché noi riteniamo che Olinda e Rosa con questa strage non c'entrino nulla, e soltanto passando dalla fase della revisione, quindi con gli elementi nuovi, possiamo porre rimedio e riparo a quello che noi riteniamo sia un grosso errore giudiziario. L'abbiamo detto in precedenza, continuiamo a dirlo e continueremo a dirlo anche in futuro. Un'ultima cosa, se mi consente, prego. Era proprio sul discorso di che si faceva delle perplessità di Carlo Castagna, cioè sul ricorso a Strasburgo che sull'intervista rilasciata. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Noi continueremo a chiedere l'eventuale revisione. Mi stupisce, ecco, quello di cui mi stupisco è il fatto che lui non abbia la curiosità eventualmente di approfondire determinate tematiche che conosce certamente benissimo. E se devo essere franco, io, diciamo, ho delle forti perplessità rispetto a quella che è la sua veste, o meglio, diciamo, è la veste che si è dato in pubblico con il perdono ad Olinda Rosa, perché non lo comprendo e non penso che, conoscendo bene l'intera vicenda, possa essere compreso. Olinda Rosa non hanno mai chiesto il perdono, perché proprio non sono stati loro, quindi nessuno ha chiesto il perdono a Carlo Castagna. Successivamente Carlo Castagna ha dichiarato che in ogni caso il perdono serve a lui perdonare. Io sinceramente a questa figura che si è ritagliata non ci credo. Ho avuto modo probabilmente di conoscerlo. E ritengo di conoscerlo naturalmente nelle fasi processuali, non lo conosco personalmente, e ritengo che magari può avere un fastidio comprensibile nell'approfondire determinate tematiche, perché ovviamente, diciamo, determinate tematiche coinvolgevano dei componenti della sua famiglia, e quindi è più che comprensibile che uno possa avere delle remore nell'approfondimento e possa preferire che tutto si chiuda senza che determinate cose vengano fuori. Però questa non è certamente la ricerca esatta di quella che può essere la verità, cioè chiudere determinate porte a prescindere dalla sconvenienza, perché poi i testi si possono sbagliare, altre possono essere le piste, nessuno dice o punta il dito contro altri individui, perché il nostro compito è difendere Olinda Rosa. Sappiamo che naturalmente ci sono delle piste, però e questo attacco costante alla difesa, neanche ad Olinda Rosa, cioè Carlo Castagna perdona Olinda Rosa, però trova in qualsiasi momento, e onestamente di questo io devo dire ne sono stufo, trova il momento di attaccare i difensori di Olinda Rosa, attaccare quindi da un lato perdona quelli che lui considera gli assassini, nel contempo, diciamo, attacca perennemente, costantemente i difensori che sinceramente gli hanno consentite tutte, proprio perché ritengono che lui sia una persona offesa. Però a distanza di 6 anni uno potrebbe dire basta, perché insomma il difensore è il difensore, deve svolgere un ruolo,
Quindi la definizione degli avvocati del diavolo, oppure diciamo la definizione di, che ci viene affibbiata da, da Castagna. Beh, insomma, adesso per la verità e per la cronaca va anche ricordato che il signor Castagna ha pubblicamente detto in incontri pubblici che siete stati voi a far cambiare opinione, ecco, a Olindo Romano e Rosa Bazzi, sì, a ritrattare le confessioni. Sì. Ha detto anche questo, e sinceramente così non è, ma è evidente, lo stesso signor Castagna sa che così non è, abbiamo gli elementi per sconfessare in qualsiasi momento questa sua affermazione, a parte il fatto che questa intromissione, no, dell'opera del difensore non dovrebbe proprio esserci, cioè sapere o ipotizzare, oppure ecco, questi elementi proprio non dovrebbe esserci. In ogni caso sa perfettamente che così non è, che le cose stanno in altro modo. Certamente queste sono delle affermazioni grave che sono state fatte in passato, che probabilmente sono state reiterate successivamente, e proprio perché abbiamo sempre rispettato il ruolo di persona offesa del signor Castagna e dei suoi figli, abbiamo tollerato fino ad oggi. E certamente anche la tolleranza ha un limite, quindi naturalmente poi qualsiasi tipo di offesa non ulteriore non potrà essere più tollerata. Certo è che mi domando come si sposano le due cose, cioè da un lato questo perbenismo del signor Castagna nei confronti della fede, spero che sia quella con la F maiuscola, la fede, e dall'altro questo attacco bieco, direi, oserei dire cattivo, strumentale, nei confronti dei difensori che, a questo punto lo devo dire in modo tale che lo si sappia, certamente non hanno commesso la strage di Erba. Difendono i presunti autori, ormai però condannati, quindi gli autori, che noi non riteniamo tale, e cercano, visto che non riteniamo che siano stati loro, cercano insieme ai loro assistiti, Olinda e Rosa, quella che secondo noi è un'altra verità. Avvocato D'Auria, sulla questione del giusto processo e anche della formazione di una prova rivelatasi poi falsa nel processo, credo che lei avesse qualcosa da dire, sì, poi sentiamo un brano di intercettazione. Lei prima mi chiedeva le motivazioni del perché Azzuz ha col tempo sempre più ritenuto Rosa e Olindo innocenti. Siamo partiti dall'immagine degli imputati che lui riteneva incompatibile con una strage di questo tipo, prima cosa, ma faceva riferimento Fabio Schembri appunto a questa, diciamo, questo file audio autoperiziato dal giudice, come risulta dagli atti alla fine del procedimento di primo grado. Ecco, a me viene da dire, come fa un qualsiasi essere umano a non avere dubbi? Cioè, il codice, ma voglio dire, glielo si spiega, se ne parla anche con Azzuz, prevede che le prove si formino in una certa maniera, il file audio per essere ascoltato, pulito, decodificato ci vorrebbe la nomina di un perito. Ecco, il fatto che uno dei giudici togati esprima un suo convincimento su un file audio e questo convincimento possa diventare un elemento cardine della sentenza, se non ponesse dei dubbi, sarebbe assai grave. Certo. Ora vorrei, magari poi abbiamo anche il tempo, visto che avremo tutta la possibilità anche nelle prossime settimane in futuro di seguire mano a mano la documentazione audio che è disponibile agli atti di questo processo e proporla proprio in quella chiave di conoscenza, di documentazione
a beneficio di chi ci ascolta, e per i motivi che ho detto all'inizio, perché questa non è una questione privata, è una questione pubblica, no? Attraverso il caso specifico di Olindo Romano e Rosa Bazzi stiamo ponendo una questione pubblica importante. Detto questo, abbiamo ancora spazio e tempo, magari anche per sentire poi qualche telefonata prima della fine della trasmissione, però vorrei brevemente ritornare anche alla documentazione audio, alle intercettazioni, perché dicevo prima, siamo arrivati al giorno in cui, anzi al momento esatto, adesso arriveremo, in cui Olindo Romano e Rosa Bazzi vengono arrestati. E la scena, diciamo, è assolutamente surreale dal mio punto di vista, perché i due sono assolutamente lontani, le mille miglia, dall'immaginare di essere nel mirino degli investigatori, tantomeno di essere arrestati. Non se lo immaginano minimamente. Leggono tranquillamente, cioè Olindo, anzi, che legge il giornale. Siamo alle 13.30 dell'8 di gennaio del 2007, il giorno dell'arresto dei due coniugi. Oggi si deve esordire altre domande. Non avete indagato, ma chi ve l'ha detto? È pura invenzione. Ve l'ho già detto che noi per sera non c'eravamo alla pizzeria, la porta del garage, la lavanderia si chiude, e quando si va a occupare la finestra del soggiorno c'è tempo solo per vederla perdere il suo solito sorriso, fare una smossa di chi proprio non ne può più a sbuffare. Adesso basta, stiamo andando a mangiare, il mio marito non può parlare con voi. Alla domanda, lei ha detto che eravate pronti a fare il test lineare, siete anche oggi? La signora Rosi risponde lasciando a metà il cenno della testa per dire sì e cambiaria. Nella casa dei Romano Bazzi, che hanno avuto la sventura di trovarsi come vicini in casa, il Marzucca staglia, proprio loro, così ordinati, con la casa in perfetto ordine, le tende del soggiorno immacolate, la lavanderia super organizzata, tre bidoni con il materiale per la pulizia degli altri fuori dal garage e una quarta cesta per i panni sporchi, tutto visto. La canna del giardino rotolata alla perfezione, su una porta, su un portacanna attaccato al muro, la scopa appesa con uno speciale accessorio, il camper tirato lucido, con tutto quel che serve, penne, blocchetto, centino, penna, salvietto umidificante, oi, a portata di mano, le salviettine, le salviette sul sedile per non rovinare, i tappetini puliti come se fossero nuovi, proprio loro, abituati a quest'ordine maniacale, devono aver vissuto la convivenza con il fratello Azzu come una tortura, con quei due che litigavano sempre, invitavano amici rumorosi a casa tutte le sere. Ora che Raffaele è morto, gli devo pure sorbire i giornalisti che gli chiedono di ricordare tutto come litigi e quali era scaturita la causa che si sarebbe dovuta tenere davanti ai giudici di pace tre giorni dopo. La signora Rosi quella vita l'ha raccontata un sacco di volte. Raffaella che scendeva nel cortile infuriata, le sbatteva l'aria, il portone spendino, le dava due sberloni, che la buttavano a terra. La seconda parte della lite, quella in cui il signor Romano ha insultato, minacciato, spintonato Raffaella, la signora Rosi non la ricorda, ma c'è l'atto che certifica che la lite era stata in due tempi e che essere stato denunciato era stato nel tortino. A chi sospetta che tutto possa essere nato da lì, la signora Rosi ha sempre detto che era una storia ormai passata, che si erano già messi d'accordo e che ormai non c'erano più ancori, anche se quella convivenza era sempre più esasperante. Chi l'ha detto che non litigavano più? Litigavano come quei due? E noi eravamo costretti a chiamare i carabinieri perché le loro liti degeneravano. Insomma, vivere sotto il castagno Mantù era una tale tortura che Romano Bazzi avevano perfino pensato di insonorizzare la casa e avevano litigato anche con. Anche per quello, stavolta con Carlo Castagna, il papà di Raffaella, mio marito gli aveva chiesto se potevamo dividere le spese, e questo l'ha gestito l'altra volta. Vedi che non ho messo niente io. Ha ricostruito? No, adesso sono dati vicini con un suo moglie che stavano di aver chiuso i conti una volta per sempre, finché non si sono trovati i giornalisti, poi niente. No, non ho detto niente. Niente, che ancora. Hanno preso un po', ma li hanno tirati sì, un po'. Sì, quello dell'altra volta li hanno tirati un po' a nostro favore. Io ieri non ho neanche messo un po' di cuore. No, io non sto dicendo, mi ricordi, stavo ancora scrivendo quello di venerdì. Allora.
Allora, qua abbiamo sentito Lindo Romano che pochi minuti prima dell'arresto legge il giornale per sapere qualcosa, diciamo, di come vanno le cose. Hanno visto tutto e la preoccupazione, tra virgolette, sì, diciamo, cioè hanno descritto minuziosamente quello che è la loro casa e tutto il resto. Il tono, diciamo, è quello di chi, meno male, appunto, legge il giornale per sapere che cosa è stato scritto, punto e basta. Ma siamo ancora lontanissimi dall'idea che succederà poi quello che di lì a poco succede, cioè che i due vengano arrestati. Anzi, le loro considerazioni poi vengono fatte, come può farle credo qualunque osservatore della strage in quei momenti. A un certo punto c'è anche un passaggio nel quale, adesso lo sentiamo, argomentano tra di loro, e questo si è detto ancora una volta, visto che i giudici avevano scritto che i due non parlano mai della strage, non dicono niente, non parlano tra di loro. In realtà ne parlano costantemente fino al giorno dell'arresto, no? Come è normale che sia presso le persone comuni, soprattutto presso le persone che vivevano nella corte dove la strage è stata compiuta. Abbiamo già detto in passato che una delle altre cose eclatanti è che addirittura i due si augurano che il signor Frigerio si riprenda, che parli, perché solo lui può sbrogliare la matassa, non si capisce. A questo punto c'è un'altra considerazione, la sentiamo subito, che fanno poco prima dell'arresto Olindo Romano e Rosa Bazzi. La sentiamo. Io e qualcuno spasso la voce che prendevano il colpevole. Non ho detto la verità, però non sono partiti di quelli che sono di questi. Come questo, non è di Erba. Io non lo sapevo. Chi? Quello che mi stai detto. Sono tutti di Como. Ah. Capisci? Mm-hmm. E di Como hanno detto che non è partito di Como. Chi è? Ah, siete voi. Bella, bella. Chiedo scusa, in questo momento arrivano i carabinieri. Sì, no? Hanno bussato Rosa i carabinieri, sì. Fino a questo momento loro stanno semplicemente dicendo erano qui tutti i giornalisti, perché si è sparsa la voce che prendono il colpevole. No? Sì. Chi è il colpevole? Sarebbero... Certamente secondo loro non sono loro. Non sono loro. E perfino nell'ultimo, diciamo, momento. No? Non prima riescono della... a capire, e infatti bussano i carabinieri. Adesso venga, bussano, venga, bussano i carabinieri e sentiamo il resto. Adesso io ho due avvocati qui in studio, avvocato Schembri, sì, e avvocato Dauli. Sì, ma non c'è bisogno Dauli di avvocati, c'è bisogno di uno che rappresenti. Cioè, questo è l'arresto più, in teatro, più surreale che io possa immaginare, che credo qualunque persona possa immaginare. Cioè, Olli, le scarpe, andiamo, sì, per fortuna che sono arrivati i carabinieri. I carabinieri. Perché l'unica preoccupazione, diciamo, è quella di mettere le scarpe a posto e sottrarsi ai giornalisti che diventano, certo, oppressivi, sempre più oppressivi, diciamo, e in piccioni. Hanno visto tutto, fotografano dappertutto, mi entrano in casa, eccetera, eccetera. Con una tranquillità assoluta ci si affida ai carabinieri. Che li, anzi, stanno portando altrove per loro. Ma io ho la macchina di là, ma tu guarda bene di mettere le scarpe. Dove devi mettere, eccetera. Questa è l'unica preoccupazione, diciamo, nel momento, ripeto, è veramente questo paradossale. È il momento dell'arresto. E su questo poi io vorrei sentire anche l'avvocato Daunia, però, perché la questione dei dubbi che lui diceva prima del suo assistito Azzuz Marzouk credo che possa fondarsi anche su intercettazioni di questo genere. Sentiamo solo l'ultimo passaggio. È il momento, ripeto, dell'arresto di Olindo Romano e Rosa Bazzi, documentato istantaneamente dalle cimici, dalle microspie che registrano i dialoghi che stiamo ascoltando adesso. Sentiamo l'ultimo passaggio. Chiudo? Ah,
Io chiudo di qui, prendi il portafoglio, prendi il telefonino e ce ne andiamo tranquillamente verso la galera e verso poi successivamente l'ergastolo, no? Perché lì, qua inizia, sì, diciamo, la china discendente della vicenda. Avvocato Dauria, la chiedo lei adesso stavolta, un commento. Cosa... Io credo, come tutti, all'epoca dei fatti ho seguito le trasmissioni, i telegiornali. L'unica differenza che c'era tra me e il resto della collettività è la conoscenza con l'avvocato Schembri, per cui inevitabilmente, lavorando tutti e due a Milano, ci si incontra fuori da un'udienza in attesa di un altro processo, e era inevitabile chiedergli notizie di una vicenda processuale così clamorosa. Ma neanch'io avevo percepito dalle sue parole la quantità incredibile di questi, chiamiamoli, dubbi, perché il punto che è più stupefacente: generalmente nei processi ipotizziamo che ci sono 10 elementi di prova, 9 sono raccolti dalla polizia, dal pubblico ministero, e vanno nella direzione dell'accusa, 1 tra quelli raccolti dalla polizia e dal pubblico ministero o eventualmente raccolti dal difensore vanno in una direzione opposta. Su quell'1 la difesa si getta e cerca di costruire il mitico ragionevole dubbio che abbiamo importato dagli Stati Uniti. Qua il ragionevole dubbio sta dall'altra parte, cioè ma non c'è neanche un elemento che faccia pensare realmente e dal punto di vista tecnico alla colpevolezza di Rose Olindo, se non le loro paradossali confessioni, perché quello è l'unico elemento, cioè la domanda che si può porre chiunque: e vabbè, ma allora perché confessi? A parte che gli studi statistici sulle confessioni ci hanno regalato numeri difficilmente credibili ma reali, cioè una quantità enorme di confessioni che hanno la formazione, la genesi più diversa, ma che in realtà hanno un risultato, diciamo, uguale, cioè confessioni di soggetti che in realtà non hanno commesso l'omicidio. Ma qui poi, oltretutto, anche le confessioni sono una specie di racconto di questo tipo sulla linea delle intercettazioni, per cui secondo me veramente prima era una battuta, ma più di un avvocato ci vuole uno sceneggiatore, un coreografo, e allestire uno spettacolo teatrale che io vorrei trovare veramente chi è in grado di farlo per raccontarci è brutto dirlo, ma è un cinepanettone questa cosa che ascoltiamo, cioè è ridicola, potrebbe avere degli attori comici, diciamo, no? E quello che è ancora più incredibile è come i giudici dicano che tutto questo era strumentale per poi arrivare un giorno a revocare quelle confessioni piene di errori, 180, 190, li ha contati l'avvocato Schembri, che sarebbero, insieme a queste intercettazioni, la dimostrazione che fin dall'inizio questi due personaggi o queste due macchiette avrebbero messo in atto per poi arrivare a revocare quelle confessioni. Cioè,
È un percorso un po' tortuoso. Ma no, ma è un percorso da premio Nobel, non tortuoso. Cioè... Beh, avvocato D'Auria e avvocato Schembri, adesso abbiamo pochi minuti per la verità, però se qualcuno vuole chiamare e intervenire, mi raccomando però con domande mirate, relative proprio al tipo di trasmissione che andiamo conducendo e quindi anche al materiale che abbiamo proposto e alle considerazioni che sono state fatte, chi vuole intervenire lo può fare adesso in questi pochi minuti che ci separano dalle ore 12, chiamando allo 02 66 20 35 29. A disposizione anche la mia mail giulio.cainarca@radiopadania.net. C'è qualcuno in linea, mi dicono dalla regia, sono due le telefonate, allora le ascoltiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, io da subito avevo detto e sposo in pieno quello che i due avvocati ora testé hanno affermato anche nei fatti precedenti, però è veramente inquietante, io volevo dire solo questo, è inquietante che anche loro affermino che questi togati siano così, secondo me, superficiali, e mi verrebbe da dire gli esami non finiscono mai, dovrebbero essere messi alla prova ogni 6 mesi per vedere se quella professione la possono continuare, perché secondo me sono dotati di quello che è il ragionevole dubbio, o secondo me l'altra ipotesi, ma quella è veramente tragica, è che sappiamo che ci sono i bingo, sappiamo che ci sono i mafiosi fortissimi calabresi lì, sappiamo che questi tunisini, compreso il marito della Castagna, aveva a che fare con la droga, sappiamo di tutto questo, sappiamo che il papà Castagna aveva un figlio che, e tutta la famiglia non voleva che Azzuz potesse come marito intervenire nella loro società, e c'è tutta una, secondo me, una convivenza, e per coprire questa gente brutta loro hanno preso questi due, il capro espiatorio, due poveri cristi. Meno male che il Marzouk ha dato la versione quasi di pentimento, perché ha paura di andare a finire agli inferi, e se ne è reso conto prima lui che non neanche questi giudici conviventi, tutti togati. Saluti. Altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io volevo proprio dire, ho acceso in ritardo, ma ogni volta che sento queste trasmissioni e faccio i complimenti a Cainarca, proprio mi vengono i brividi e il mal di stomaco. Ecco, io anch'io non credo alla colpevolezza di questi due poveri personaggi, non so come dire, ecco, ma voglio proprio pregarvi caldamente di continuare a martellare su questo punto, perché non è possibile, non è possibile, in che mani siamo? Grazie. Martellare, direi informare, perché qui è stato il buco informativo fin dall'inizio, lo dicevamo prima. Non ci stiamo inventando nulla e stiamo mandando in onda e parlando di cose assolutamente documentate, documentabili agli atti del procedimento. Due telefonate ancora, direi prendiamo le telefonate e poi ci riserviamo gli ultimi minuti della trasmissione per le eventuali osservazioni da parte dell'avvocato D'Auria e dell'avvocato Schembri. Pronto? Buongiorno, tocca a me. Buongiorno. Buongiorno, Locatelli Milano. Senta, perché non si può creare un pool a livello provinciale e regionale che giudichi l'operato della magistratura? Mi pare che abbiamo una magistratura veramente ridicola a livello mondiale. Perché non creare una specie, faccio esempio, di un busman bancario, che quando un cittadino può ricorrere senza neanche spendere, ma far valere i propri documenti e la propria giustizia? Perché a me pare che questa giustizia qui è da decenni che ci sta facendo. Non per niente siamo conciati, come diciamo cartina tornasole, e rispecchia molto la magistratura italiana, che a livello mondiale siamo veramente da bassi fondi mondiali. Hanno miriadi di leggi e hanno anche il coraggio di interpretare. Bene, allora, grazie anche a lei. 02 66 20 35 29. Ancora qualche telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Luciana da Bergamo. Buongiorno. Io volevo chiedere, pronto? Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Sì, grazie. È un'informazione, e a me sembra di ricordare che anche il liquido usato per incendiare l'appartamento, allora avevano detto che era un liquido usato da terroristi, perché è molto infiammabile, e infatti abbiamo visto l'appartamento distrutto in quel modo. Tanto vero che invece la Rosa diceva che aveva l'accendino. Ecco, con l'accendino aveva appiccato fuoco al materasso. Ecco, anche questo secondo me bisogna, sì. E dovremmo saperlo usare quel liquido, perché era molto pericoloso.
se non tutti avrebbero potuto usare questo liquido così infiammabile. Non so, mi sembra di ricordare anche questo. Poi ne parliamo. Grazie a lei, altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. A parte tutte le cose interessanti che l'ultima signora ha detto, e va bene, ma io mi domando come si fa a dire che ho sentito stamattina che gli accusatori, tipo, non so, la qualifica Gallorini, eccetera, siano spariti. Questo non torna. Siano, dove scusi? Sono spariti? Dove sono andati? No, non spariti, è sparito un testimone. È sparito un testimone, diciamo così, oculare della strage. Della scena della strage, non gli inquirenti. Gli inquirenti ascoltare anche loro un pochino. Gli inquirenti sono spariti dal processo per certi versi, questo si può dire, diciamo, perché non sono stati ammessi oppure non sono state possibili domande di un certo tipo, anche allo stesso luogotenente Gallorini. Una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Alla luce del processo falso, non è possibile promuovere una raccolta firme e chiedere la grazia oltre al percorso di Strasburgo? Vado. Bene, allora abbiamo pochi minuti e sufficienti questioni poste dagli ascoltatori. Poi settimana prossima, la settimana di Natale, poi ci organizzeremo. Comunque avremo una cadenza settimanale, diciamo, di questo tipo di trasmissioni. Però intanto, Avvocato Schembri, su quello che hanno appena detto gli ascoltatori. Ma la signora, per quanto riguarda... Partiamo da una cosa pratica, sì, quella dell'incendio. Dell'incendio, sì. Nella confessione Rosa aveva detto di aver creato l'incendio tramite un accendino. In realtà poi il RIS di Parma ha trovato del liquido accelerante, che quindi anche questo era un particolare molto importante che non combaciava con quella che era la confessione di Rosa. Sì, è stato trovato dell'accelerante, quindi liquido infiammabile, per far sì che l'incendio propagasse in fretta. Ecco. Perché altrimenti con un accendino non faceva in tempo a propagarsi un incendio di quelle dimensioni. Assolutamente no. Anche questo è un dato, è uno di quegli errori delle confessioni in dettagli fondamentali. Cioè, colui il quale ha compiuto l'incendio naturalmente deve sapere che cosa ha utilizzato. Bene, se voleva dire qualcos'altro rispetto alle telefonate che sono arrivate, perché qui c'è, c'è una questione di fondo che mi pare di poter desumere, ed è la questione che pongo anche per chiudere la trasmissione anche all'avvocato Davia. Cioè, in presenza di un'opera di informazione, che è quella che stiamo cercando di fare, in presenza della conoscenza dei dati processuali, poi la gente, l'opinione pubblica, i cittadini, le persone che chiamano, chi insomma è in grado o può informarsi, e il compito deve essere quello dei giornalisti, perché la persona comune ovviamente non è tenuta a esaminare gli atti, a seguire i processi. Sono giornalisti che devono fare il loro mestiere. Quando c'è l'informazione, non è raro che a un certo punto anche le opinioni più consolidate, vedi il caso di questa strage, siano soggette ai dubbi. Mi pare di poter desumere anche dalle numerose trasmissioni che abbiamo già fatto che quando le persone sono messe in grado di conoscere, molto spesso poi hanno un'opinione radicalmente diversa da quella che è stata veicolata all'inizio di questi casi eclatanti, mass mediaticamente rilevanti. O no? Quindi qui il rapporto è fondamentale, diciamo, tra informazione e anche il vostro mestiere, e anche più in generale l'esercizio di quella funzione delicata che è il fare giustizia. Sì, sicuramente. Allora, generalmente si è molto scettici rispetto al rapporto informazioni-processi, si fanno tutti i discorsi del rapporto tra media e giustizia, la capacità di influenzare. Però, diceva bene lei, in realtà il problema è come si informa e che cosa viene detto. Sono sempre stupefacenti le telefonate che riceve lei dopo le trasmissioni su questo argomento, perché assolutamente non filtrate, questa no, è una caratteristica di base. Siamo qui e lo vediamo. Non sono filtrate e sono oltretutto interessate ad approfondire gli aspetti tecnici, gli aspetti di fatto, a cercare di capire e mostrando anche una grossa comprensione
di quelli che sono gli elementi processuali. E quindi è ancora più stupefacente, perché a questi elementi poi ci sono quelli giuridici, che non certo ci mettiamo a discutere qui perché diventerebbe lungo e noiosissimo, ma tutti questi elementi si agganciano, perché il dubbio poi finale è: ma il povero giudice ce l'ha o non ce li ha gli strumenti tecnici, giuridici, per interpretare giuridicamente tutti questi dubbi e emettere una sentenza di un certo tipo? Ce li ha, perché il nostro sistema processuale è estremamente sofisticato da questo punto di vista, estremamente sofisticato. Ma non è questo il solo caso, lei diceva prima, questo è il caso, è un caso emblematico, è un caso emblematico. E quindi io sono convinto al 100% della buona fede di chi giudica tutti i processi. Sono abbastanza convinto che purtroppo tanti processi, e non solo questo, pigliano delle strade e poi si crea una sorta di crampo mentale, per cui il processo, la vicenda non esce più da quella strada lì. Ormai quello è il percorso iniziato e su quel percorso prosegue. Un esempio solo, velocissimo, rubo due secondi. Nella vicenda di Perugia, anche lì omicidio, secondo me, da tanti punti di vista, ce lo si aspettava un esito diverso da quello del primo grado, no? Che ci fosse qualcosa che non tornava rispetto ad alcune posizioni processuali, questo era emerso fin da subito. E lì quella strada, che era stata presa fin dall'inizio, ha trovato il suo esito nella sentenza d'appello. Ecco, cioè io piuttosto temo che molto spesso i processi prendano delle strade che poi, con la buona fede di tutti i partecipanti, dalle quali non riescono più a uscire. E l'informazione è cruciale. Allora, io ringrazio l'avvocato Luca Dauri e l'avvocato Fabio Schemi. Grazie, sono stati con noi. Buona giornata. Ci sentiamo la settimana prossima.